Buongiorno a tutti i telespettatori di TV Gargano, sarete tutti a conoscenza dell'immane tragedia che ha colpito ieri, nella giornata di ieri e nella notte, il centro d'Italia. Purtroppo il terremoto disastroso ha causato un numero di morti assolutamente elevato, che purtroppo è destinato comunque a crescere. Anche noi qui da San Giovanni Rotondo stiamo apportando il nostro aiuto significativo per poter dare una mano, un aiuto materiale e un supporto morale agli sfollati del centro Italia. Insieme a noi c'è Marta del gruppo soccorritori Gamma 27. Marta, state effettuando la raccolta fondi, la raccolta dei beni di prima necessità per aiutare questi bisognosi. Allora, la raccolta è partita dalle prime ore di questa mattina, dalle 8, e avrà termine questa sera alle 9 e proseguirà per gli altri giorni. Una giornata di chiusura in definitiva ancora non ce l'abbiamo, vi avviseremo nelle prossime giornate. Le cose fondamentali da portare sono naturalmente i beni di prima necessità e quindi tutto ciò che è secco e ciò che ha una lunga scadenza, quindi il latte, i legumi, il tonno, la pasta, i biscotti, i crackers. E per quanto riguarda l'igiene della persona, perché sono sempre cose alle quali uno non ci pensa, serve carta igienica, rotoloni, piatti, bicchieri, posate di plastica, lo shampoo, il bagnoschiuma, eccetera. Non in ultimo, anzi, soprattutto sono delle cose fondamentali, tutto ciò che riguarda l'alimentazione e l'igiene dei bambini e dei neonati, quindi pastina, omogeneizzati, pannolini e bagnoschiuma anche per i bambini. Quindi qualsiasi cosa possa servire per aiutare questi sfollati, questi che comunque sono riusciti a scampare fortunatamente e fortunosamente a questa terribile tragedia. Da che ora siete qui, Marta? Siamo dalle 8 di stamattina qui e proseguiamo fino alle 21 di questa sera e nei prossimi giorni a seguire. Siamo in compagnia del vice sindaco della città di San Pio, Nunzia Canistro. Avvocato, c'è mobilità generale nel paese, quindi il comune sta dando il proprio aiuto. Il proprio aiuto noi siamo sempre pronti a darlo, perché insomma in circostanze tragiche come queste è impossibile non rimanere, è impossibile rimanere insensibili davanti a tragedie umane che noi conosciamo perfettamente, perché dopo l'esperienza del terremoto dell'Aquila che hanno colpito due nostre sorelle non potevamo non attivarci immediatamente. Ieri sera c'è stata una riunione con tutte le associazioni di protezione civile, con l'Avis, con le altre associazioni presenti sul nostro territorio, e di comune accordo abbiamo deciso di iniziare una raccolta di beni durevoli da poter portare lì presso sulle zone colpite dal sisma. La mobilitazione generale era già presente da ieri. Mi sono sentita con il capo di gabinetto della prefettura di Foggia ed è da ieri, insomma, che abbiamo anche le bandiere a mezz'asta in segno già di vicinanza e di cordoglio alle tantissime vittime di questa ennesima catastrofe che ha colpito la nostra Italia. E volevo invitare le associazioni che in questi giorni avevano previsto di fare iniziative sicuramente lodevoli, ci affidiamo alla loro sensibilità affinché vengano svolte nella maniera adeguata rispetto al lutto nazionale che stiamo vivendo. Come molti di voi ben sapranno, a San Giovanni ci sarebbe dovuta svolgere la notte dello sport, che comunque, dato il tragico evento, è stata rinviata, giusto? Sì, abbiamo concordato con l'amministrazione intera di soprassedere, di rinviare l'evento sportivo che comunque avrebbe comunque rappresentato un giorno di festa, per cui abbiamo deciso di rinviarlo per un segno di solidarietà ai nostri fratelli colpiti dal sisma.
Vi stavo parlando poc'anzi dell'aiuto materiale che San Giovanni Rotondo sta apportando alle popolazioni bisognose. Qui con noi c'è Saverio. Saverio, tu hai a disposizione un tuo mezzo, quindi vuoi raggiungere le zone colpite dal terremoto, giusto? Sì, buongiorno a tutti. Sicuramente stasera partiamo per portare tutti questi, come vedete, questi beni alimentari di prima necessità. E metto sì a disposizione i miei mezzi, qualsiasi esso siano disponibili per tutti. Quindi questi sono i beni alimentari che stiamo raccogliendo, quindi invito la gente di portarli tutti quanti qui al chiostro comunale e non diffondere altre notizie che non sono veritiere oppure altri siti che hanno aperto per destinare prodotti alimentari, quindi dovete portarli soltanto sui siti ufficializzati. Adesso tuttora con il comune l'unico sito ufficiale per portare i primi beni di consumo sono soltanto al chiostro comunale e non ci sono per adesso altri siti di cui portarli, perché come abbiamo visto su Facebook adesso hanno aperto altri siti di raccolta, quindi diffidate da quei siti. L'unico sito autorizzato è questo qua. Stasera, se riusciamo a fare il carico, ma sicuramente riusciamo a farlo, con i miei mezzi li porteremo lì per consegnarli e testimoniare che i viveri sono arrivati. Ragazze, da che ora siete qui? Come sta andando la raccolta? Allora, siamo qui dalle 8 di stamattina e la raccolta sta andando abbastanza bene. Vediamo che i cittadini di San Giovanni Rotondo sono molto disponibili ad aiutare la popolazione colpita da questo sisma, che è una calamità naturale, quindi nulla si poteva prevedere. E nonostante questo c'è molta partecipazione. Benissimo. E si può quantificare? Quanti scatoloni sono arrivati? Allora, come scatoloni noi comunque li dividiamo in base ai prodotti che ci portano. E stasera molto probabilmente già ci sarà un primo viaggio, quindi c'è molta quantità. Matteo Impagliatelli, detto il Burbero, quale aiuto vuoi dare a queste popolazioni? Praticamente già l'ho fatto in altre occasioni, in altri terremoti che hanno fatto in Emilia Romagna e l'altra volta che è stata fatta all'Aquila. Praticamente io come associazione non ho fatto altro che un appello a tutti coloro che mi aiutano, diciamo, per la mia associazione, li ho invitati a portare della roba qui al Comune.